Noi siamo Elisa e Federica, voi siete molto molto belli oggi e noi molto emozionate, però questo ci dà anche il pretesto per rilanciare appunto la parola smart, che noi interpretiamo come sensible. Il riferimento non è casuale, è diciamo, l'interpretazione che ad anni luce da noi al MIT, all'MIT di Boston, danno per rispondere a una città reagente, una città sensibile. Abbiamo interpretato la necessità durante questo percorso di mantenere vivo il comportamento e l'attività delle persone, perché appunto assieme fanno forza e quindi dove andranno a finire tutti questi post-it. Ci piace pensare che vadano in un archivio che sia però flessibile, che mantenga questo spirito di freschezza che si è visto durante questi appuntamenti. Noi veniamo dal mondo più che altro della progettazione e dell'illustrazione grafica, quindi oggi abbiamo voluto inserire dei contributi che vengono da lontano, da altri ambiti, dall'attivismo urbano, dalle esperienze anche sporadiche. Artistiche, quindi magari non ponderate, non calibrate e pensate col territorio, però hanno quella freschezza, secondo noi, che è necessaria per interpretare in modo positivo la città. Non ci dobbiamo dimenticare del rapporto che c'è tra l'analogico e il digitale, tra il virtuale e il reale, e questo è uno di quei temi che ci appassiona molto, perché noi siamo nativi digitali e abbiamo visto però che siamo già vecchie, molto vecchie, perché abbiamo potuto, grazie a questi appuntamenti, anche confrontarci con studenti che sono molto più nativi di noi in questo. Quindi molto bello, molto piacevole. Un altro appunto che facciamo è quello di non valutare sempre, non proporsi sempre come mancanza, no? Lamentarsi e dire la mancanza di attribuibile magari alla pubblica amministrazione, ma vedere queste mancanze come vuoti da riempire e quindi vuoti possibilità, luogo del possibile appunto. E poi, ho sentito appunto la citazione di Pessoa prima e mi ha scaldato il cuore perché è un mio amico, no? E appunto ci ricorda sempre, un'altra micro citazione che ricordo, appunto poni in ogni cosa che fai qualcosa di te, qualcosa che porti dall'esperienza. Quindi oggi magari abbiamo una presentazione un po' dissociata, un po' strana e bizzarra, però pensiamo che sia un po' coerente con quello che è stato trattato fin qui. Questi sono esperimenti di progetto con il territorio, non solo mediante l'attribuzione di colori specifici, ma in questo caso a Copenaghen si è pensato, in un quartiere molto multietnico, di far partecipare nella realizzazione degli arredi urbani tutti gli esponenti delle diverse 57 addirittura etnie presenti in quel luogo, portando dal loro paese di origine un qualcosa in più. Ci piace pensare agli innesti urbani come metafora un po' dell'attività, del post-it che diventa tridimensionale, che va e viaggia da solo lungo gli spazi della città. E quindi, però, servendosi di componenti, di metodi più empirici, più fisici, come il Pongo addirittura, però anche con servendosi delle nuove tecnologie, fabbricazione avanzata, poi non entriamo in tecnicismi. Però tutto questo, secondo noi, è possibile mapparlo, è possibile trasferirlo in visualizzazioni che sono sì complesse, ma che possono essere utili anche per confrontare, far confluire diversi flussi, diversi dati, e ci domandiamo appunto qui con voi quali possono essere i dati sensibili che l'amministrazione può mettere in gioco, per poi restituire una visione omogenea, visione anche d'analisi, uno spunto d'analisi per il cittadino. E poi ci piaceva anche questa metafora, gli spazi imbricati, giustapposti, spazi frammentari che si sovrappongono, diventano altro, possono appunto essere interpretati come luoghi del coworking. E poi l'ultimo, questo è un tributo che facciamo agli studenti che hanno partecipato all'ultimo laboratorio, è stato accennato questo termine accoglievole, che se da molti all'inizio è stato un po' interpretato come un po' snobismo, dicendo non è proprio corretto, a noi ci è piaciuto molto, perché proprio trasmette in sintesi quello che si vuole andare a fare. Poi, no. Grazie.